Non sapete assolutamente niente di me. Era facile allora, nessuno stava nella bambagia più di noi. Non stupisce che la nostra amicizia sopravvisse. È qua fuori, nel mondo, che è difficile. L'addio a William Hart rappresenta davvero il grande freddo, come dice il titolo di uno dei suoi film. I ragazzi del nuovo millennio lo hanno scoperto nell'universo Marvel, con il personaggio del generale Ross di Captain America o Avengers Infinity War. Ma l'attore americano, morto a 71 anni a Portland, è stato uno dei protagonisti del cinema degli anni Ottanta, il sex symbol che ha vinto l'Oscar con Il bacio della donna ragno, l'avvocato sedotto dalla Dark Lady Catherine Turner nel noir a brivido caldo, il compagno di college che ritrova gli amici nell'amara commedia generazionale Il Grande Freddo, il giornalista ambizioso di Dentro la Notizia, l'insegnante di una scuola di non udenti, di figli di un dio minore, e con l'attrice sordomuta Marlee Matlin nacque una travolgente storia d'amore. Forse non dovresti vestire così. Non è camicetta, non vedo che altro dovrei portare. Non dovresti portare quel corpo. Nato a Washington, ha avuto una vita sentimentale tempestosa e ha lasciato il segno con ogni interpretazione. Ha recitato diretto da Zeffirelli in Jane Eyre, da Steven Spielberg in Artificial Intelligence, da Woody Allen in Alice. Non deve farlo. Che cosa? Poi è entrato nell'universo Marvel. Una delle sue ultime interpretazioni è accanto a Scarlett Johansson nella Vedova Nera. Ricorderemo William Hart per sempre nel Grande Freddo, accompagnato dalla canzone dei Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, simbolo di una generazione.